Oggi vengono presentati i crediti formativi, ma cosa sono i crediti formativi? Dunque, all'università non si parla più di esami, ma di crediti formativi. Mediamente ogni anno bisogna conseguire circa 60 crediti formativi per aver superato l'anno. Ogni esame ha un certo numero di crediti formativi e quindi praticamente a fine laurea bisogna averne conseguito un certo numero per poter conseguire la laurea. Quindi anche nella scelta degli esami si tiene conto del valore, del peso di ciascun esame. Il liceo Parzanese è un liceo storico che ha visto tantissimi studenti poi diventare nel corso del tempo dei veri e propri professionisti. Dal grafico si evince come questo istituto sia al di sopra rispetto agli altri. Sì, questo istituto che è visibile nella Scuola in Chiaro, un portale del MIUR, si vedono un po' i risultati universitari dei nostri studenti. Questa tabella si riferisce in particolare ai ragazzi che si sono diplomati nel 2010. Nel primo anno di università, in area scientifica, hanno conseguito un livello altissimo, più della metà dei crediti formativi, rispetto alla media provinciale, campana e nazionale, e invece un livello bassissimo di alunni che non hanno ottenuto alcun credito formativo. Quindi è evidente che i risultati sono davvero eccellenti e sono simili anche in area umanistica e sociale, nell'ambito sociale. Quindi diciamo, la nostra scuola è una scuola di eccellenza. L'obiettivo principale è proprio questo, quello dei risultati universitari. Ecco, ma il Parzanese collabora a delle collaborazioni molto importanti con le università, non ultima con Biogem. Sì, è proprio una delle ultime novità. Negli ultimi anni ci sono questi accordi sia sul territorio, quindi con questo ente di ricerca Biogem, i docenti di Biogem, dei ricercatori di Biogem vengono qui nella nostra scuola in orario pomeridiano a fare delle lezioni ai nostri studenti, selezionati perché solo i migliori possono partecipare. Poi abbiamo anche delle collaborazioni con l'Università del Sannio per un progetto di diritto economia, e sempre pomeridiano e sempre gratuito. E poi c'è anche un progetto in collaborazione con l'Università di Salerno, il Dipartimento di Matematica, e c'è il Liceo Matematico, che è una realtà che nella provincia conta solo due istituti, il nostro e un liceo di Avellino, e quindi è un curriculum integrativo di matematica pomeridiano.